mesi fa nel canale principale ho portato una delle collaborazioni più belle della mia vita, ovvero una collaborazione con un'azienda vinicola. L'azienda in questione si chiama Il Colle, e quando sono andato a visitare l'azienda la prima volta mi hanno fatto vedere anche il processo di imbottigliamento, il quale ha così tanti passaggi e cose nascoste che mi ha stupito. E secondo me rimarrete stupiti anche voi a vedere cosa c'è dietro a solo un imbottigliamento di vino. Ho chiesto ai proprietari se potevo entrare dentro in produzione per creare un video per questo canale. La risposta è stata positiva. Buona visione. Oggi sono tornato qui a San Pietro di Feletto a trovare Andrea, produttore internazionale di Prosecco. E oggi insieme scopriremo come si imbottiglia il vino. Dopo questa fantastica intro, entriamo dentro questa mega stanza chiamata reparto spumantizzazione. Un altro termine più reparto autoclavi. Qui troviamo Manuel, te sei il responsabile di produzione. Noi nel primo video che abbiamo fatto nel canale principale, che trovate nella I in alto a destra, abbiamo fatto vedere da il trattore che porta le uve, tutto il processo che c'è qui sotto, e dopo i 15 giorni di fermentazione otteniamo il vino nuovo. Questo vino viene trasportato qui sopra sulle autoclavi, fatto rifermentare. La CO2 che i lieviti sviluppano consumando gli zuccheri viene trattenuta all'interno del vino e otteniamo lo spumante o il frizzante a seconda della pressione che vogliamo ottenere. Tramite tutti questi tubi neri viene collegato a questa pompa che immagino aspiri. La pompa trasporta il vino dall'autoclave all'impianto di microfiltrazione. Viene microfiltrato attraverso tutte queste cartucce a 0,45 micron, in modo che vada in bottiglia completamente sterile. In parallelo l'impianto di microfiltrazione filtra anche l'acqua, viene utilizzata per il risciacquo delle bottiglie della sciacquatrice, perché anche se le bottiglie sono nuove vengono comunque tutte sciacquate e pulite al loro interno. Qua si vedono già bancali pieni di bottiglie vuote. Questo è il depalettizzatore, le bottiglie vengono adagiate su questo nastro trasportatore un piano alla volta e si avviano verso la sciacquatrice dove vengono risciacquate internamente con dell'acqua. Questa è la riempitrice, le bottiglie una volta sciacquate entrano qui, vengono messe in pressione attraverso un flusso di azoto e poi riempite con il nostro spumante. Man mano che entra lo spumante esce l'azoto. Come mai si mette l'azoto? Perché altrimenti se io entrassi nella bottiglia, che la bottiglia non è messa in pressione alla stessa pressione dello spumante, schiumerebbe per il grosso salto di pressione. Dalla fase di riempimento si passa poi alla fase di tappatura, in questo caso un tappo in sughero birondellato con Egliano Valdobbiadene, perché stiamo imbottigliando un DOCG Brut. Questa è la macchina gabbiettatrice in cui viene inserita la gabbietta per tenere fermo il tappo. Poi questo è il risultato. Questo qui è un ulteriore controllo che controlla la presenza della gabbietta. Qui abbiamo una lava bottiglia esterna, perché se all'inizio le abbiamo sciacquate internamente attraverso queste spatole con una doccia d'acqua vengono pulite anche esternamente. Questo è il climatizzatore. Noi per perdere poca pressione andiamo in bottiglia a 0 gradi. Se io però vado ad appiccicare un'etichetta su una bottiglia a 0 gradi, la bottiglia forma della condensa, forma quella patina d'acqua, l'etichetta si stacca, non si appiccica. Attraverso una doccia di acqua calda porta la temperatura del vino dai 0 gradi ai 20 gradi. In uscita vengono asciugate e sono pronte ad essere etichettate. Ulteriore stazione, la capsulatrice, quella che mette i colli a copertura di tappo e gabbietta. Qui abbiamo tre stazioni. La prima stazione fissa la capsula, la seconda stazione effettua le pieghe e la terza le liscia. Qui poi andiamo a mettere di fatto il vestito alla bottiglia. Macchina etichettatrice, abbiamo etichetta fronte, collare, etichetta retro e sigillo di stato. In questo caso, essendo un DOCG, un prosecco DOCG, ci va anche il sigillo di stato. Ma il sigillo di stato come funziona? Una volta che ho preparato lo spumante in autoclave, faccio richiesta di certificazione a un ente controllore del prosecco superiore DOCG. Vengono prelevate 7 bottiglie in pressione, viene inviato ad un laboratorio esterno di analisi e a una commissione di degustazione. Una volta che c'è l'ok, l'ente preposto a questo controllo emette questi contrassegni di stato, che sono poi quelli che contraddistinguono. Per ogni autoclave? Certo. E quanto ci vuole per questo controllo? 3-4 giorni lavorativi. Tu volendo puoi andare a prendere in qualsiasi posto una bottiglia di queste e sapere da che autoclave deriva e che dati analitici ha. Ma queste qui le stampate voi? No, le stampa la zecca di stato queste. È come stampare delle banconote praticamente. Esatto. Qui possiamo vedere la macchina che apre i cartoni e successivamente incolla la parte inferiore. E da qui le bottiglie arrivano in questo separatore che le divide in 6 linee, pronte per essere inscatolate in cartoni da 6, 12 alla volta. Il cartoncino che inserisce questo macchinario si chiama alveare e serve per non far sbattere le bottiglie tra di loro e non far rovinare le etichette. Il tappeto vibrante poi muove tutte e 6 le bottiglie e fa arrivare l'alveare in fondo. Viene chiuso il lato superiore del cartone con un po' di colla. Applicate l'etichetta all'esterno con il contenuto. Ultimo step, il palettizzatore, il quale dispone 16 cartoni alla volta sul pallet, dando diversi orientamenti agli scatoloni per rendere la struttura più solida. Ciliegina sulla torta, la macchina automatica che mette il cellophane, pronto ad essere spedito in tutto il mondo. Pensate che il Colle, dopo essere imballato, va veramente in giro per tutto il mondo, va anche oltreoceano. Oltre nel negozio fisico a San Pietro
rifiletto, migliori rivenditori e nel sito online. Ringrazio il Colle per avermi permesso di fare queste riprese segrete. Se mi danno qualche link, sconto, qualcosa, vi lascio tutto qua sotto in descrizione. Ricordatevi sempre che l'acqua fa ruggine. No, scherzo, però mi fa arrabbiare da quanto è buono. Tra l'altro volevo fare un piccolo appello al Colle dicendo che mi è rimasto solo un cartone dei 425 che mi avete mandato. Scherzo, ovviamente. Scrivetemi qui sotto nei commenti se anche voi non pensavate di tutti questi passaggi per l'imbottigliamento. E noi ci vediamo domenica alle 13.30 nel canale principale e durante la settimana, non so quando, in questo canale, sempre alle 13.30. Saluti! Ciao!